La bresciana Mara Ghedini e il trentino Cesare Maestri sono stati i vincitori ieri sera a Cerretealto della Quater Pass Suez Operol Pais, gara a carattere regionale valida come sesta e ultima prova del circuito Cori nei Borghi. Nella gara femminile, che ha visto al via 33 concorrenti impegnate sui tre giri del percorso per un totale di circa 4 km, la portacolori dell'Atletica Brescia, già vincitrice di alcune prove del circuito, ha vinto in 14 minuti e 29 secondi, precedendo di 13 secondi un'altra bresciana, Clara Faustini. Terzo posto a 27 secondi per la Camuna Stefania Cotti-Cottini. Subito dietro si sono classificate due atlete del pool Alta Valle Seriana, Erika Schiavi e Ilaria Bigoni. Miglior allieva la bresciana Elena Ghidini, decima assoluta. La gara maschile ha visto al via 87 concorrenti impegnati su 4 giri del percorso per un totale di 5 km e 600 metri. Fin dal secondo giro Cesare Maestri, 25enne trentino che corre per la Valli Bergamasche di Leffe, recente vincitore del Fletta Trail a Malonno, ha impresso il suo ritmo, concludendo il percorso in 16 minuti e 16 secondi e precedendo di una manciata di secondi Abdelatif Batel dell'Atletica Rodengo Saiano. Terzo posto con una gara in rimonta per il bergamasco Jacopo Brasi. Quinto posto per il giovane camuno Francesco Agostini. Miglior allievo è stato Pietro Cambianica del Pool Alta Valle Seriana. In precedenza si era disputata la corsa non competitiva con circa 110 atleti al via tra uomini e donne. Il primo a tagliare il traguardo è stato Emanuele Orsini, che ha preceduto Daniel Guerini e Youssef Houda. Tra le donne la migliore è stata ancora una volta la brembana Chiara Begnis, che ha preceduto Sofia Begnis e Anna Carla Gherardi. I vincitori della classifica finale a punti del circuito Cori nei Borghi sono stati Mara Ghidini e Abdelatif Batel. Il percorso mi è piaciuto molto, anche se in apparenza sembrava più facile, invece a farlo si è dimostrato più duro del previsto. Oggi è stata la gara dove mi sono sentita meglio, poi c'era anche un'altra mia amica, la Sebi, che finalmente è venuta a fare questo circuito. Gli addetti ai lavori, Stefania, esatto, bravissimo, e sono molto contenta. Perennemente seconda, ma felicissima. La gara di stasera è stato controllato gli avversari. Lo so che c'è il maestro che è più forte, però ho corso bene la fine, ho tenuto secondo, sono contento. Poi la fine ha vinto anche il Cori di Borghi. Penso che con questo risultato tu possa aver vinto la classifica. Sì, ma io ho pensato che vincerà una gara, però è andata così, secondo, terzo. Anche per te è mancato un po' il successo, la vittoria. Mancata la vittoria, però sono contento. Oggi è andata alla grande, mi sono divertito, è proprio bello qua. Fare queste gare qua nei borghi intorno a Bergamo, ormai sono quasi un bergamasco di adozione, diciamo, c'era tanta gente che mi faceva il tifo e niente, era la terza gara che facevo di queste, e sempre bellissimo. Adesso settimana prossima correrò il Memorial Stellina a Susa e l'obiettivo è quello di qualificarsi al Mondiale, che sarà a metà settembre in Andorra. E oggi sono contento, sono riuscito a recuperare, sono deciso di partire piano facendo sfogare un po' gli altri, poi pian pianino a raggiungere. Adesso tra 3 settimane ho gli italiani assoluti e vediamo se devi portare a casa un bel risultato. Su che distanza? O 1500-5000, stiamo ancora vedendo in base a come reagisco agli allenamenti.